Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial della App Devolution, dove vi spiegherò come realizzare un'immagine in stile retro game, ovvero come emulare la visualizzazione su una vecchia console o un portable console come un Game Boy oppure un Game Boy Advanced. O come un vecchio Commodore 64, un Amiga 500. Andiamo a vedere il semplice processo. Per fare questo abbiamo bisogno, oltre che del Photoshop, di un'altra piccola utility che ho messo a disposizione nella pagina sulla quale state visualizzando il video in questo momento, che è questa qui. Siotec Color Palette Editor. Allora, cosa ci permette di fare questo programma? Ci permette di realizzare una palette semplicemente caricando un'immagine sorgente. Che cos'è una palette di colori? Una palette di colori è in italiano semplicemente una tavolozza grafica che contiene il numero di colori disponibili per realizzare quel tipo di adattamento di immagine. Esempio, il Game Boy, il classico, poteva utilizzare solamente 4 colori per realizzare gli sprite del gioco, quindi erano 2 bit. Andiamo a vedere come realizzare una palette in stile Game Boy. Semplicemente dal menu File selezioniamo From Image. E io in precedenza l'ho scaricato da Wikipedia, questa immagine che contiene esattamente i quattro colori con le quattro gradazioni di verde del vecchio Game Boy. La apriamo, estrapoliamo così i quattro colori dell'immagine e la salviamo con nome. Mi raccomando, in formato ACO per Photoshop. Sovrascriviamo ovviamente quella che già avevo creato io e dopodiché dobbiamo semplicemente fare questo. Apriamo un'immagine in precedenza scaricata oppure fatta con il nostro cellulare, ad esempio questa qui. E la prima cosa da fare è quella di fare un resize dell'immagine, poiché lo schermo del Game Boy era di 160x144 pixel, quindi prima di tutto andiamo a mettergli il rapporto 160x144, l'andiamo a muovere in modo che andiamo a posizionare dove ci serve, possiamo anche restringere il campo per prenderci la zona interessata, in questo caso questa qui, e la tagliamo. Ulteriormente l'andiamo a fare con dimensioni immagine e andiamo a dare 160 e ovviamente lei in 144 in automatico riproporzionerà l'immagine. Cosa importantissima, ricampione. Modalità vicina più prossima. Contorni ben definiti. Questo perché nel momento in cui viene rimpicciolita l'immagine si devono vedere i pixel perché è una particolarità dell'immagine retro dei vecchi computer o delle vecchie console. È questo che dà il fascino all'immagine. A questo punto possiamo procedere con il ricampionamento della palette. La palette l'abbiamo salvata precedentemente con il programma e adesso la andiamo a caricare. Come? Metodo, scala di colore. Ecco, io l'avevo già salvata e caricata, ma vi mostro come si fa. Clicchiamo su Palette, andiamo su Personale, Carica, andiamo nella cartella dove abbiamo salvato la palette. Se non esce niente, non vi preoccupate perché dobbiamo selezionare il tipo di estensione di file .ACO. A questo punto sono presenti le palette che abbiamo generato col programma. Selezioniamo quella interessata, in questo caso il Game Boy. La carico, la applico con OK e il Photoshop ci fa vedere un'anteprima dell'immagine. Questa è una questione di stile, diciamo, di come vogliamo vedere l'immagine.
Nelle opzioni abbiamo un pannello dove possiamo applicare gli effetti. Nessuno, con diffusione, con un fattore del 75%. Gli facciamo mantenere i colori esatti della palette. Pattern. Oh, disturbo. Questa è soggettiva, quindi io preferisco questa qui che è molto più simile alla grafica del Game Boy e lo applico. A questo punto, cosa molto importante, dobbiamo riportare l'immagine in modalità RGB perché lo dobbiamo spostare, se vogliamo fare questa chicca, nel nostro Game Boy che potete scaricare sempre dalla pagina del video tutorial. Prendiamo l'immagine, la trasciniamo qui e la ingrandiamo di nuovo. Cose importanti, vi raccomando, cliccate una volta su un angolo e andiamo a selezionare il tipo di interpolazione vicino più prossimo in modo da mantenere sempre i pixel e andiamo ad allargare l'immagine. Allora, la scaliamo. Tanto rimarrà in proporzione perché l'abbiamo calcolata prima la proporzione del Game Boy. Una volta fatto questo, se ci piace, diamo invio. Ed ecco qui la nostra immagine nel nostro Game Boy, diciamo virtuale, che abbiamo caricato in precedenza. Ovviamente possiamo applicare diversi tipi di palette. Possiamo realizzare la palette del Commodore 64, sempre nello stesso modo, no? New from Image. Carichiamo, la possiamo sempre scaricare dalla nostra pagina del tutorial, Commodore 64 palette. L'ha realizzata ed è di 16 colori. L'andiamo a salvare. Save as C64. La salviamo. La risoluzione del Commodore, se non erro, era 320x200. Quindi torniamo indietro. Qui. Andiamo a ritagliare a 320 per 200, che ha molto più margine di scelta. La inquadriamo in maniera decente e la tagliamo. Andiamo di nuovo a ritagliarla attraverso la dimensione immagine, gli andiamo a dare 320 e lui in automatico prenderà per 200. Abbiamo lasciato sempre più vicina come tipo di ridimensionamento per mantenere i pixel. A questo punto andiamo a caricare la palette che abbiamo precedentemente salvato del Commodore, sempre sul metodo scala di colore, personale, carica, estensione .ACO, Commodore 64. Applichiamola. Il PC ci darà un'anteprima. E qui possiamo scegliere il metodo di dithering, cioè di ottimizzazione di filtro. Guardiamolo al 100%, ma di solito il Commodore era più un pattern, così come tipo di effetto. Comunque, come ripeto, è sempre soggettiva. Nessuno addirittura, tanto sono 16 colori su cui può giocare alla palette. Che cosa fa la palette? Siccome è un'immagine composta da 16 milioni di colori, lui approssima quelli che trova in quei 16 e gli mette quello più vicino somigliante in modo da riottimizzare l'immagine con pochi semplici colori. Se avessimo voluto ottimizzare una palette per Amiga, l'andiamo a realizzare. L'Amiga conteneva 64 colori, quindi non ci sarà quasi differenza. Andiamo a vedere. Scegliamo quella di
64 colori. La salviamo ovviamente come Amiga. 64 C. E andiamo a riportarla qui. Personale. Carica. Ovviamente più colori abbiamo a disposizione e più verosimile sarà l'immagine. Diciamo che questo è più, diciamo, l'Amiga era più questo stile di diffusione di errore qui. Bene, vi ringrazio per aver visualizzato il nostro video tutorial. E vi aspettiamo al prossimo.